Salve ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Bushi e questo è il quinto episodio di Shadow of the Colossus. Ok, quindi dobbiamo trovarlo ora. Egli brama distruzione, ma non è uno sciocco. Quindi la vedo già complicata. Vediamo un po' dove ci porta la luce. Verso la foresta. Vediamo se oggi si comporta bene il nostro Argo. In questa foresta è già il primo problema. Non mi piace per niente. Cerchiamo l'entrata, credo sia questa qua. Sembra di sì. Ok, continuiamo ad andare avanti. Evitiamo le rocce, scendiamo le scale e ci troviamo. Dove ci troviamo? Ora, visuali, ti stai spostando da solo e grazie per avermi fatto vedere questo, ma se io non volessi guardare là, no? Ho sentito un qualcosa che... Ah, niente, pensavo fosse il colosso che buttasse giù un muro e fosse già pronto a schiacciarci o qualsiasi altra cosa faccia. Invece si è soltanto abbassato il muro. Ale, bene. Che bella barba. Un colosso con la barba, stupendo. Speravo fosse più piccolo. Allora, ovviamente non ci aggrappiamo sulla mano, ma sul pelo sulla mano, sì.
Però, visuale, così non mi aiuti, no? Dai, dai, ragazzino. Però, muoviti. Dai, no. Dai, vai su. Scusa. Sei una merda, ragazzino. Sei una merda. Probabilmente lui butterà giù. E infatti. Quindi forse dovevamo farlo per continuare ad andare avanti. Anche perché sennò non credo partisse la cutscene. Dai, muoviti. Però adesso... mannaggia. Adesso, allora, gli facciamo rompere anche questo. Dai, colosso, muoviti. Bravissimo, rompi tutto. Spacca tutto. Ma forse se noi ci... saliamo qua. E poi ci aggrappiamo su questo luogo più alto. Non funziona. No. Ah sì, e lui sta rompendo tutto quanto. Ah, ma c'è anche quest'altro posto. Bravo, rompi tutto, almeno questo posso passare. E io vado qua. E ora però? Mi spacca tutto. Tutto quanto. Quindi cosa facciamo? Aspettiamo la voce che ci parli e ci dica e ci dia una mano. Oppure lui ci colpirà. Oh sì. Ah, ho perso vita anche se stavo lontano. Benissimo. Anche se poca comunque. Allora, non c'è neanche bisogno di catturare la sua attenzione, almeno credo, perché già comunque ci insegue tutto. E se io gli tiro una freccia, lui... Ah, sì, si arrabbia. E cosa fa se si arrabbia? Se ne va, sembra. Ma cosa fai? Non fai niente? Ah, allora cerchiamo intanto quello che sarà il punto che dovremmo colpire. In testa, ce n'è altri? Sì. E? Ah, ce n'è almeno tre? No, due sempre, ok. In testa. Schiena? Sì, schiena, l'ho visto. Noi possiamo salire là? Ovviamente no. O almeno credo di no. No, per ora no. No. Sarebbe carino, colosso con la barba, se tu ti abbassassi, cercassi di colpirmi una Ah, la barba. Sì. No. No, non posso. No. No. Non si arrampica sulla barba. Che brutto. Speravo di sì. Però adesso salgo più in su. Dato che anche prima sono arrivato a questo punto, ma il risultato è stato il medesimo. Magari se mi porto. Sì. Se questa visuale mi permettesse. Ho provato a saltare, ma ovviamente non riesco a far niente con questa visuale abbastanza di merda che non mi fa vedere niente. Qua c'ero già prima. Ora, se fai uno scatto in su con il braccio tipo questo, io potrei provare a farmi spingere in alto. Non sarebbe male. No, però sei una merda.
questa colonna altissima. No, ok, pensavo fosse un qualcosa dove potermi arrampicare, ma guardando in alto vedo che probabilmente è il sostegno di un ponte. Però come facciamo, dai? Io provo a colpirlo, ma tanto so già che non funzionerà. Sì, dai, quanto sei merdoso. Ascolta, allora, dai, muoviamoci però. Cioè, non capisco proprio come fare. E la voce non mi viene in aiuto questa volta. L'unico posto per ripararmi è questo, che però non mi permette di salire o fare cose. A meno che poi non debba buttare giù anche questo, ma certo, se mi mostrasse qualcosa non sarebbe male. Dai. E poi non capisco perché non mi ha fatto salire sulla barba. Son qua, arrabbiati, scemo. Io ci riprovo. Ah, la barba. Perché prima allora non sei salito? Ma guarda tu. Dai, sali, 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 sali. Certo, con questa resistenza che si ricarica lentamente non sarà semplice. Però ora, dai, ce la stiamo facendo molto bene, vedo. Ottimo. Che poi me lo aspettavo che bisognava salire sulla barba, perché era troppo era una cosa molto visibile, quindi era sicuro. Però quando non mi ci è salito per la prima volta ho pensato che sbagliassi, e invece ero soltanto dal punto sbagliato. Qua la vedo particolarmente ardua la faccenda. A meno che non perde più vita, allora sarebbe molto meglio, ma no, ovviamente. Lui non perde più vita. La resistenza cala. Perde molto tempo. Dai! Dai! Ma va a far ridere però anche tu, allora. Datela la mossa, perché sennò 3-4 colpi se non sbaglio. No. Cerchiamo di recuperare resistenza, ma non ce la faremo. Non ce la faremo proprio, no. Ah, forse sì. Sì, sì, benissimo. Bravo, dai, dai, bimbo. Se cadi ti uccido io. Comunque ce la possiamo fare, è semplice alla fine. Una volta capito come salire è molto semplice. Dai, però tu... Ma quanto cazzo di tempo mi fai perdere così, dai! Muoviti. E quanto sei lento. Sei veramente lentissimo. Guarda, guarda. Un colpo, un colpo. Sì. Ci siamo riusciti. Anche questo colosso è stato abbattuto.
Il mio principale problema è stato che aspettavo l'aiuto delle voci, che non è arrivata. Però ce l'abbiamo fatta. Siamo stati bravi. Ottimo. Ancora la voce. E sembra che pianga. Potrebbe essere la ragazza. È l'unica cosa plausibile al momento. Però come fa a comunicare con noi da morta? Oppure non è la ragazza, ma un qualcosa che scopriremo più avanti. Comunque immagino da ora in poi sentiremo sempre questa voce che mano a mano allungherà il suo dialogo con noi. Vediamo qual è il prossimo colosso. La sua descrizione. Un serpente. Sembra un serpente. Voglio farlo al più presto perché sono molto curioso. Quindi, salutiamoci qua e vediamoci al prossimo video.